è un tema quello dei giovani in casa Juve, perché, come abbiamo parlato in passato, sul fatto di Sulè, di Huijsen e di questi giocatori qua, sì, possono rappresentare delle importanti plusvalenze per il futuro, però sono anche dei giocatori che ti sei fatto da te e quindi potrebbe starci tenerseli. Ecco, se abbiamo parlato di vari giocatori da poter cedere, alcuni da tenere, su questi giovani, cosa mi dici? Cioè, per esempio, i Sulè, i Huijsen, come le imposteresti questa nuova Juventus, ponendo il caso che magari si cambia allenatore, si passa a 4, quindi una difesa a 4 con un attacco con un tridente, e faccio riferimento a Huijsen, faccio riferimento a Sulè, c'è Yıldız che sta crescendo, c'è lo stesso Ealing. Secondo te devono restare tutti, andandone a prendere uno per uno, oppure magari sei dell'idea che qualcuno può essere ceduto o in prestito in virtù del fatto che parlavamo del giusto mix, cioè devi fare un giusto mix, forse cominciano a essere troppi tutti questi giovani. Ecco, soprattutto mi soffermerei su Le e su Huijsen, che sono i due su cui si sta ragionando di più in ottica futura, ma che se tu apri i giornali, beh, non fanno altro che dirti che Huijsen potrebbe comunque essere acquistato dalla Roma, Sulè potrebbe essere una pedina di scambio per arrivare a Cup Miners, e invece nessuno sta lì a pensare, ma Sulè però se fai un tridente, ad esempio con Thiago Motta, ma Sulè è uno che deve rimanere, ad esempio con Thiago Motta. Ecco, tu come la vedi? E soprattutto mi concentrerei su loro due, su Sulè e su Huijsen, che a me sembrano due giocatori da tenere assolutamente, e su cui francamente io non soffermerei su tutt'altro per quanto riguarda le cessioni, non so che ne pensi. No, no, disamina perfetta, perché poi sono i due fiori all'occhiello della next gen, Huijsen e Sulè. Sono due giocatori che la Juventus deve assolutamente tenere per la prossima annata. Abbiamo parlato prima anche di Barrenechea e ti ho detto che secondo me è un giocatore che è di una categoria di livello inferiore. Quelli forti, veramente forti, li vedi subito. Un giocatore come Huijsen che sta comunque impattando in modo importante a Roma. Noi in questo momento proprio siamo reduci da un grandissimo gol, quello che ha fatto domenica scorsa. È un giocatore di livello importante, è un predestinato e lo si vede. Poi è ovvio che la carriera di un predestinato non sarà necessariamente rose e fiori, perché la testa è quella che ti fa la differenza nell'arco degli anni, quindi lui dovrà anche, come dire, dare seguito a questo talento che Madre Natura gli ha donato. Però io giocatori come Huijsen e Sulè li terrei tutta la vita, che sono giocatori importanti dal punto di vista tecnico. Io non ti nascondo, e qui faccio mea culpa, che su Sulè avevo un attimino dubitato dopo la scorsa stagione, cioè non avevo ancora capito effettivamente di che pasta fosse fatto il ragazzo, e non mi aspettavo che potesse avere un impatto del genere con la Serie A a Frosinone, perché poi un conto è giocare quei 2-3 minuti a partita come ha fatto ogni tanto l'anno scorso, forse ne fece anche una titolare a Lecce, e un altro conto è giocarle tutte quante da assoluto protagonista. Sulè è un giocatore che incanta e secondo me ha imparato anche molto a Di Maria, cioè Di Maria ha lasciato poche cose buone alla Juventus nella passata stagione, ma su Sulè ha fatto secondo me un buon lavoro, essendo entrambi mancini, giocatori che giocano sulla fascia destra e argentini soprattutto. Sono convinto che Di Maria abbia comunque aiutato Sulè in questo percorso di crescita. Quindi, a prescindere da quelle che sono le valutazioni, le cifre, eventuali discorsi inerenti degli scambi, ho detto che vorrei Cup Miners, sì, assolutamente sì, ma non sacrificherei Sulè. Cioè, io giocatori bravi come loro, perché loro non sono solo bravi, hanno qualcosina in più, li devi tenere perché non possono essere quei rimpianti che poi magari tra 4-5 anni li vediamo fare fortuna in giro per l'Europa, alzando magari la Champions League. Faccio dei discorsi anche magari troppo ottimisti con altri club e stai lì a mangiarti le mani, li avevo in casa. Questo non deve succedere. Quindi io mi auguro, ecco, che la Juventus il prossimo anno possa proprio ripartire da gente come Huijsen, Sulè, Yıldız. Poi, come ti ho detto, resto il parere che i campionati non li puoi vincere solo con questi giocatori, deve arrivare anche qualche over 30 di esperienza che ti dà anche una mano nel percorso di crescita di questi ragazzi. Però questa ossatura così giovane e così forte, secondo me, la Juventus la deve mantenere. Poi Sì. su Ealing, Barrenechea possono essere fatte le valutazioni differenti, perché Ealing, non ti nascondo che lo scorso anno dava quella sensazione di poter essere un giocatore di pasta Ealing ha fatto differente. forse il percorso opposto di Sulè. Cioè, l'anno scorso eravamo convinti che fosse più pronto Ealing di Sulè, e invece Esattamente. oggi è cambiato Esattamente. diametralmente il discorso. Su Sulè, ti dico la verità, ho avuto anch'io la tua stessa percezione. Cioè, non ero così convinto delle potenzialità di questo ragazzo.
Però secondo me ha influito molto l'aspetto, due aspetti, quello tattico, perché se ci fai caso su lei ha giocato alla Juventus in tutti i ruoli tranne che nel suo, perché ha fatto la mezzala, il quinto a destra e a sinistra e il trequartista non ha mai fatto quello che deve fare, cioè l'esterno in un tridente partendo a destra rientrando. Quindi questo è un primo aspetto secondo me inciso, e poi l'altro è la fiducia, perché io ho letto un'intervista anche di Eusebio Di Francesco dove per portarlo al Frosinone lui l'ha chiamato rassicurandolo anche sui compiti che avrà, che avrebbe avuto, e anche sulla fiducia. Cioè tu stai lì, per me sei il numero 10 tra virgolette della squadra, non sei uno che quando mi serve ti metto là, diciamoci la verità, come ha fatto Allegri non gli ha dato la fiducia che magari meritava, per cui da questo punto di vista sono d'accordo con te. Per quanto riguarda Huijsen ti dico perché ho questo timore, che sì, tutto bello, però magari di fronte a una grossa offerta io temo che possa essere ceduto. Intanto per la condizione economica di Juventus, e perché io non ti nascondo che ero uno di quelli che anni fa vedeva in questa difesa di questo periodo qui titolare Dragusin. Ed è da anni che dicevo, signori, la Juventus ha tra le mani un signor giocatore. Ed è stato svenduto, perché di questo si tratta, per 5 milioni. Yeah. Ecco. Io quando si tratta di giovani ho sempre il terrore che possa essere così, ma perché questo? Perché il giovane lo prendi della Next Gen, lo prendi a zero, quindi per loro anche 5 milioni è una plusvalenza, certo. E questa è una roba che mi spaventa terribilmente, perché loro devono ragionare su questi termini, la plusvalenza, quanto lo prendi e quanto lo vendi. Quindi Huijsen, che lo prendi a zero, ho il timore, e spero che non sia così, perché spero anche che Giuntoli possa smentirmi, ho il timore che di fronte ai 25 milioni, loro dicano lo prendi a zero, arrivano 25 milioni, è oro colato per noi. Per cui questo è l'unico timore che ho. Però sono d'accordo con te sul fatto che questi due, se li hai, penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che se vuoi puntare a qualcosa di importante li devi assolutamente tenere, anche perché rispetto alle altre squadre, vedi l'Inter, vedi il Milan, non hai questo settore, loro non hanno questo settore giovanile che ti consente di avere un ricambio. Quando ce l'hai è giusto, insomma, portarci forte. Ale, che dire, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata, abbiamo toccato varie tematiche, quindi mi è piaciuto molto analizzare molti aspetti. Tra l'altro ho notato che abbiamo molti pensieri comuni, esatto. Ecco, i giocatori, quindi questo è bello il disaccordo, ma anche è bello vedere gente che la pensa molto, quindi da questo punto di vista è un bene. E quindi io intanto ti ringrazio, soprattutto invito i nostri amici qui sotto a dirci prima di tutto la loro nei commenti, ma soprattutto a iscriversi al tuo canale, che trovano qui sotto il link in descrizione, dove trovate vari approfondimenti live, ma soprattutto le live reaction, che ve le consiglio, perché secondo me sono, io per esempio non l'ho mai fatte le live reaction, ma per una questione mia, perché mi piace essere messo lì concentrato, ma le tue sono qualcosa di meraviglioso, quindi complimenti e che dire, ti ringrazio per questa bella chiacchierata. No, grazie a te, è stato un piacere. Tra l'altro penso che abbiamo veramente sviscerato tutti gli argomenti possibili del mondo Juve in questo momento, quindi diamo spazio anche alle persone nei commenti di dibattere. Abbiamo dato tanti argomenti, abbiamo messo tanta carne a cuocere. Sì, anche perché noi eravamo d'accordo su tante cose, ma secondo me molti qui sotto avranno pensieri diversi, e quindi esprimeteli tranquillamente. A che dire, Ale, ci vediamo alla prossima, spero di averti presto ospite sicuramente su FC Menu Sport, e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.